Viva perché mi sopprimeranno. Vogliono pur far sparire un'accusatrice troppo compromettente. Caro Benito, sono stata trascinata in un abisso e si dice che ciò sia per tuo ordine. Il nostro figlio non ebbe più notizia. Ti impongo, in nome di Dio e della legge, e ti urlo con quanto fiato in gola di salvare almeno il tuo sangue! Donne fasciste, questa d'oggi, 20 giugno dell'anno 15 dell'era fascista, è la vostra grande giornata. Come donne italiane e fasciste, voi avete dei particolari doveri da compiere. Il regime potrà sempre contare su di voi. Sulla vostra tenacia, sulla vostra disciplina, fede! Allora io vi dico che non saranno più ostacoli nella marcia trionfale del popolo italiano. Thank you.
nella sala da vittoria a Palazzo Venezia. 95 coppie prolifiche, scelte quest'anno fra le categorie lavoratrici agricole, braccianti, giornalieri, piccoli affittuari, coloni e mezzadri, hanno ricevuto dalle mani del Duce la somma di 5.000 lire, cui si aggiunge un libretto di risparmio di 1.000 lire per l'ultimo nato di ciascuna coppia. Eccellenza, il bisogno l'è molto e i figli sono tanti e non posso dare pane abbastanza, essendo i miei figli maggiori e il marito disoccupati. Di figli ne ho 10 viventi, ma sono madre di 13 e 2 aborti. Se avrei la soddisfazione quando cercano pane d'averne abbastanza, ma non ho vitto sufficiente. Il fornaio un mi dà il pane se non si paga giornalmente, avendo da dare 600 lire, e come si fa? Io mi rivolgo a lei perché so certa di non essere in rifiuto, sapendo che ho adempiuto ai voleri del Duce nostro, che tanto ama le madri di numerosa famiglia. L'Accademia di Orvieto, fondata nel 1932, formava le insegnanti di ginnastica e promuoveva nell'opinione pubblica l'idea che l'educazione fisica femminile fosse un significativo mezzo di miglioramento della razza. Lo sport razionale, così si precisava, era considerato il miglior complemento alla maternità, in opposizione a chi temeva invece che l'atletismo femminile fosse una minaccia per il modello tradizionale di donna. Tutti però concordavano che fosse da evitare in ogni modo la mascolinizzazione delle ragazze, che sembrava aver preso piede in America. Quel giorno Ondina, con una sola idea, essere la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica. Sono i 6 sulla linea di partenza degli 80 metri ostacoli. 4 atlete arrivano tutte con lo stesso tempo, 11 secondi e 7 decimi. Decide il photo finish. Il sogno di Ondina diventa realtà. La prima donna italiana a vincere la medaglia d'oro. Gioventù femminile italiana marcia gioiosamente verso la vita. Erotica, erotica, irrequieta. Irriverente, piacente, irritabile, menzognera, bugiarda, insolente, eccitata, capricciosa, incoerente, nervosa, loquace,
instabile, impulsiva, linfomane, morfiosa, clamorosa, minacciosa, rossa in viso, esibizionista, menzognera, dedita all'ozzo. La partecipazione delle donne alla resistenza cresce progressivamente, diventando con il passare dei mesi sempre più determinante. Nel corso di questo periodo, alcune riescono addirittura ad assumere ruoli di comando e di direzione delle formazioni combattenti. Ma alto è anche il prezzo pagato dalle donne durante la resistenza. Migliaia sono le torturate, le deportate, le fucilate per il loro impegno politico. Un sacrificio che non viene riconosciuto. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Ho sentito il richiamo della patria per la quale ho combattuto. Ora sono qui, fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Istituire un servizio ausiliario femminile venne al giornalista Concetto Pettinato, che il 13 gennaio 44 pubblicò sul quotidiano torinese La Stampa un articolo intitolato Breve discorso alle donne d'Italia, nel quale esaltava il volontariato femminile al servizio della patria in guerra. Ne seguirono poi altri chiamati Roma, Brigate Nere, Giovinezza, Fiamma e 18 aprile. Nel SAF, un anno dopo la sua istituzione, militavano circa 4.500 ausiliarie distaccate nelle forze armate, oltre a quelle operanti nella decima MAS, nelle Brigate Nere, nelle federazioni del Partito Fascista Repubblicano e presso i reparti autonomi. Comandante generale del servizio ausiliario femminile per tutta la durata della guerra fu la contessa Piera Gatteschi Fondelli, vice comandante la dottoressa Cesaria Pancheri. Thank you.
cosa gravissima per tutti i partigiani è stato proprio il dopoguerra. Le donne dovevano lasciare il posto sia in fabbrica, il loro posto, che avevano occupato durante la guerra. Sono tornate tutte a fare la donna di casa, ecco. Io stessa, che subito avrei avuto piacere di avere un lavoro, ho dovuto rassegnarmi a fare la donna di casa. Di quella nostra lotta, che si chiamò partigiana perché eravamo di parte, là c'erano i fascisti e di qua noi che eravamo gli antifascisti, è rimasta la Costituzione, che dovrebbe essere alla base della vita di questo paese, poi, ma poco applicata, forse anche molto poco conosciuta.